Come in cielo così in terra, dal giorno
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione, e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro. Fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione e, procurando il giusto benessere alle proprie famiglie, promuovano il progresso dell'intera società all'ode della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature, e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la nostra adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della povera di famiglia. Umilmente ti preghiamo, benedici questi pani. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra la salute del corpo e la consolazione dello spirito, il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.